Buongiorno amiche, bentornate sul mio canale. Oggi ci dobbiamo preparare veramente alla velocità della luce perché me ne vado al centro commerciale di Arese e quindi volevo portarvi con me in una bella giornata di shopping super necessario per quest'autunno. Ovviamente fascetta alla mano perché ci dobbiamo truccare, dare un minimo di senso a questo viso per poi volare. Ho un sacco di idee in mente su che capi comprare, quindi volevo portarvi con me a fare shopping, dato che tra l'altro è un video che mi avete richiesto in tantissime. Comunque, con questa bellissima faccia, con questa bellissima fascia, dico che se non siete ancora iscritti al mio canale andatemi immediatamente a seguire e attivate la campanellina così da non perdervi tutti quanti i video. Infatti sto cercando di pubblicarvi due video, uno al lunedì e uno al venerdì. E volevo dirvi che al raggiungimento dei 100.000 followers qua su YouTube realizzerò una box stracolma di prodotti da regalare ad una di voi. Direi di iniziare subito con il Get Ready With Me più veloce di sempre. Sto andando ad applicare il The Marshmallow Primer, ecco, di NYX, che tra l'altro ho quasi finito e che vi consiglio veramente veramente molto perché è pazzesco e super low cost. Proseguo ora applicando il correttore. Vado ad utilizzare lui di Fenty Beauty, che è un correttore bello idratante ma allo stesso tempo rimane bello coprente, e lo vado a stendere nella zona delle occhiaie utilizzando un bel pennellino. E questo qua veramente pazzesco è di un set di Gessup che trovate benissimo su Amazon e che vi linko qua sotto. Proseguo ora con il contour in stick di Sephora Collection, che mi piace veramente molto. Anche qua è super low cost e in più si sfuma, che è una meraviglia. Ora passo al blush in crema e utilizzo lui, che è la mia nuova ossessione, di Nayoleari Beauty nella colorazione 02 Peonia. Mi piace così tanto soprattutto perché è un blush stratificabile. Lo vedete in questo momento che non è troppo pigmentato, però è stratificabile per dargli più intensità, quindi è perfetto sia per chi vuole un effetto bello intenso, bello strong, sia per chi vuole soltanto un velo di blush. Ovviamente con la Easy Bake di Huda vado a settare per bene tutto quanto il contorno occhi con un po' di baking, e poi con un bel pennello cicciotto vado a settare tutto quanto il viso. È ufficialmente arrivato l'autunno e quindi è arrivato anche il momento dei miei bellissimi look completamente opachi. Finalmente raga, non sono mai stata così tanto contenta. Bello il glow, però basta, basta, basta. Proseguo ovviamente con il Butter Melt di NYX, il bronzer migliore sul mercato, sia per chi è alle prime armi sia per chi è di fretta. È perfetto perché fatto è veramente assurda, una formulazione veramente leggera, pigmentata, iper sfumabile, cioè, è veramente una meraviglia. Infatti oggi spero di trovare in negozio anche i blush, perché ne vorrei acquistare giusto un paio di colorazioni per farvi appunto il video. Intanto vado ad applicare un velo di blush in polvere. Questo qui è quello di Rare Beauty, che è il mix perfetto tra il loro blush liquido e il loro illuminante. Lo vado ad applicare anche sulla palpebra per fare un po' questo effetto ombrettino. Questo qua è proprio un gioiellino. Vado a settare tutte le polveri utilizzando il Mist & Fix di Make Up For Ever, e dato che lui mi sta quasi abbandonando, mi sa che oggi lo faccio quell'acquisto. Mi sa che oggi mi compro lo spray fissante di Charlotte. Immediatamente alle sopracciglia vado ad utilizzare il gel Brow Lamination di L'Oreal per andarle a pettinare e a mettere belle in posa. Veramente uno dei gel per sopracciglia migliori che io abbia mai provato. Mentre che aspetto che si asciughi, vado a mettere il mascara. Lui, come sempre, il Subliminal versione waterproof di Astra, uno dei miei preferiti in assoluto. Tra l'altro che è ufficialmente finita la Fashion Week a Milano. Se volete qua sopra vi lascio il vlog che ho registrato in merito alla Fashion Week, è stata veramente bellissima, ma ovviamente in quel video vi ho portato con me in tutta la giornata che ho passato a Milano. Mascara applicato, ne ho fatto giusto una passata molto lieve, comunque sto facendo un make up super naturale, super easy. E ora direi di passare ad una bella combolabbra nude carina coccolosina. Penso che andrò ad utilizzare una delle mie matite preferite, ovvero la cappuccina di Rimmel. Da quando ho scoperto questa la sto utilizzando tutti i giorni, raga. È il marrone freddo per eccellenza. Comunque sì, ho usato sulle labbra, ma a me piace veramente tantissimo. E al centro delle labbra vado con un bel prodottino idratante. Questi qui sono i nuovissimi Lip Oil Balm di Clarence. Vado ad utilizzare la colorazione 01, che è questo nude rosatino, ma proprio impercettibile quasi. Veramente, veramente carinissimo. Ora mi vesto alla velocità della luce e poi
scappiamo. Qui, amiche, è l'outfit di oggi. Non badate al macello che c'è in camera mia. Comunque, alla fine ho anche cambiato la lip combo perché ritengo che questa qui stia meglio con il fit di oggi. Collanine e orecchini sono tutte di Vandem. E poi questi pantaloni qua. Adesso questo maglioncino qua, super carino, soltanto che non ho idea di dove io l'abbia comprato, dato che ce l'ho da tantissimo tempo. Cinture Stradivarius e pantaloni belli a zampa sono di Tezenis. E le scarpe sono le Adidas Campus rosse. E come borsa pensavo di mettere lei rossa in vernice di La Belle Rose, veramente veramente magnifica. E ora, amiche, sono prontissima per volare a Milano ad Arese. Siamo venuti immediatamente a fare benzina, dato che non avevo più benzina in macchina, dato che stiamo andando con la mia. Il mio fidanzato adesso ha quasi finito, quindi stiamo per partire. Non vedo l'ora, sono veramente gasatissima. Spero di trovare un sacco di cosine carine, qualcosa di bordeaux, marrone, comunque questi colori qua. Siamo immediatamente partiti per andare in autostrada, ovviamente prima tappa benzina, tappa tutto, e siamo poi arrivati circa dopo un'oretta a Milano ad Arese. Il tempo non era dei migliori, però penso che sia la giornata perfetta per fare un pochettino di shopping. La prima tappa in cui siamo subito andati è stata H&M, dove non ho trovato praticamente niente, però ho scoperto che c'è la collezione makeup di H&M, quindi fatemi sapere se volete un video dedicato, perché sono super mega iper curiosa. H&M, raga, è troppo grande, troppo confuso, troppo tutto, infatti non trovo praticamente mai niente. E ora mi sto spostando da H&M Home, dove spero di trovare una sola cosa. Infatti stavo cercando un cestone, ma questo qua non va per nulla bene per quello che avevo pensato io. Niente, raga, non ho trovato il cestone. Lo sto cercando ovunque, ma non lo sto minimamente trovando, quindi prima o poi lo troverò. La seconda tappa è stata ovviamente Primark, però anche qui è stato un po' un casino. Cioè, tutta la collezione autunnale se n'era già andata e c'era il Natale. Andiamo alla ricerca del pigiama più virale di questo mondo. Ovviamente il pigiama che stavo cercando era completamente esaurito, però vabbè, fa niente. Ovviamente mi sono fatta attirare da tutta la sezione beauty e ho trovato anche questo dupe di Olaplex che sembra bello interessante, devo assolutamente provarlo. Giusto qualche acquisto l'abbiamo fatto io e il mio fidanzato, però assolutamente niente di che. I primi danni li ho fatti da Primark, adesso penso che andremo da Stradivarius, perché è giusto lì davanti a me. Spero di trovare un trench bordeaux, dato che fino ad adesso non ho trovato niente di tutto quello che stavo cercando. Il pigiama non c'era, il cestone non c'era. Proviamo qualcosa almeno. Ovviamente da Stradivarius avevo l'obiettivo di trovare il trench rosso, che ho trovato, però non c'erano più le taglie, erano presenti soltanto taglie troppo grandi per la mia. Però ho trovato questo blazerino che sembrava super carino, l'ho provato in diverse taglie, ma anche qua niente di che, quindi l'ho lasciato bello lì. Sembra che non sia la mia giornata di shopping questa, perché non ho trovato assolutamente niente. Non vi ho registrato nulla, ma sono passata da Pull&Bear e ho trovato due paie di jeans che mi sembrano belli carini, e infatti li ho acquistati. Questi qui alla fine li ho presi entrambi nella taglia 34, se non erro, anche in nero. Di questi mi piace tantissimo il colore, soltanto che mi vanno leggermente stretti qua in vita. Prenderò una 36 al posto di una 34, che sono piccolini qua sui fianchi, però qua da qua in giù sono giusti. E stessa cosa per quanto riguarda questi qua in nero, stanno sempre stretti qua. Però belli, il fit mi piace. Cioè, sapete che forse questi qua sono anche più giusti rispetto a loro. Devo capire se prenderò una 36 di entrambi o soltanto di quello grigio. La tappa obbligatoria da Zara la farò domani, che verrò di nuovo qua con mamma. Quindi questo vlog avrà due giornate in uno. Ora però stiamo entrando in una gioielleria. Poi abbiamo fatto giusto gli ultimi giretti, ma senza trovare qualcosa che ci convincesse. Anche da Tally non ho trovato quello che stavo cercando. Infatti siamo usciti per tornare immediatamente a casa. Un po' un primo giorno fallito. Questa prima giornata di shopping è conclusa. Sono un po' delusa perché non ho trovato praticamente niente di quello che mi interessava. Però vedremo domani, magari con la compagnia di mamma, trovo qualcosa che mi ispira di più. Anche perché non sono andata neanche da Zara, che Zara di solito trovo sempre. Però ho comprato al Toys. Ora torniamo a casa, che poi domani
chi riparte con lo shopping. Sì, scusatemi, ma io ho comunque 21 anni e io necessito di comprare peluche nuovi ogni cavolo di giorno. Il giorno 2 parte con mia mamma, sono venuta con lei perché dovevamo già venire a Milano per delle commissioni e ovviamente sono entrata da Zara. Le tappe di oggi sono Sephora e Zara perché ieri non ci sono andata e devo assolutamente trovare qualcosa di carino, dato che ieri non ho trovato praticamente nulla di quello che stavo cercando. Ho trovato un sacco di cosine carine, ma domani vi pubblico per bene uno short in cui vi faccio vedere tutti i capi che mi sono piaciuti di più. E raga, da Zara io non so come mai, ma qua i danni sono ovviamente certi. Infatti questo era quello che ho preso in 30 secondi dentro a quel negozio. Non mi convince tanto. Questo invece, raga, mi piace tantissimo, non fa minimamente difetto ed è una XS. Strabello, poi mi piace tutto il dettaglio qua in oro e il filo dorato super sbrilluccicoso. Ora lo provo abbinato ai pantaloncini, soltanto che sono una S e di solito io di Zara ho un XS. Vediamo. Allora, il pantaloncino sta leggermente largo, ma essendo che ha la cintura già messa, basta fare due buchi in più e sono a posto, perché di lunghezza dietro è perfetto. Se dovessi prenderlo più corto, cioè uscirebbe tutto di base. Lui, raga, è bellissimo, fascia perfettamente, ma è lungo da paura, mi sembra il mio vestito della comunione. Poi abbiamo ovviamente lui da abbinare con sotto un body bianco, perché ora non ho niente, con la gonnellina pantaloncino. Questo vestito invece è assolutamente bocciato, mi allarga, è cortissimo, scollatissimo. Questo gilet è meraviglioso già over di suo, perché questa è una XS ed è già di base larga. La gonna si può ben notare, non dico niente, è enorme, è spettacolare tutto ciò. Questo maglioncino invece è super approvato, bello, comodo, caldissimo, con il colletto leggermente alto. Mi sono innamorata, è pazzesca, raga, cioè guardate anche soltanto col jeans. Grazie a Dio Zara per me è sempre una certezza, perché negli altri negozi tipo Bershka, Pull&Bear e Stradivarius non ho trovato assolutamente niente che mi piacesse al 100%. Ho speso un pochettino tanto. Adesso stiamo andando da Sephora e mi sa che mi prendo lo spray sempre di Charlotte. Da Sephora mi sono fatta scappare giusto qualcosina, ma vi farò vedere poi tutto bene nell'haul di settimana prossima. Direi che con lo shopping abbiamo ufficialmente concluso. Ho speso un po' troppi soldi in questi due giorni. Mamma, confermi? Sì. Troppi, soprattutto da Zara, è stato un parto. Però sono contentissima degli acquisti che ho fatto da Sephora, che ovviamente poi vi farò vedere. Alla fine questo qui è il bottino di ieri e dell'altro ieri, mentre qui abbiamo due belle buste con dei bellissimi prodotti che non vedo l'ora di testare. Direi che qua c'è bisogno di un vero e proprio haul, che ovviamente vi pubblicherò nel prossimo video. E nulla, amiche, è il giorno dopo, sono veramente contentissima e super grata di queste due giornate intense di shopping, anche se nella prima, cioè, non è che abbia trovato così tanta roba. Comunque, se volete un bel video con Anesso Try On, commentate con queste emoji qua. Ovviamente andatemi a seguire su tutti quanti i miei social e io adesso scappo, perché devo andare dal parrucchiere. Se mi seguite su IG ovviamente saprete già tutto. E nulla, amiche, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video.